cari amici, bentrovati all'approfondimento medico con Salute e Benessere. Quest'oggi parliamo di psicopatologia, parliamo di psichiatria. E per farlo abbiamo invitato qua in studio, vicino a me, il professor Stefano Pallanti. Caro professore, bentrovato. Grazie. Psichiatra neuroscienziato e direttore scientifico dell'Istituto Neuroscienze di Firenze. Allora, caro professore, quest'oggi è una puntata un po' particolare. Parliamo di microbiota e depressione. Allora, innanzitutto spieghiamo che cos'è ai nostri amici a casa il microbiota. Ecco, è una, diciamo, l'insieme dei microrganismi che ci abitano, soprattutto a livello intestinale. Noi negli ultimi anni abbiamo sviluppato la consapevolezza, intanto, che questa flora batterica che ci abita sia, da un punto di vista della quantità, importante. Questo recente convegno, quale abbiamo partecipato con la dottoressa Burchi, e sappiamo che sulle nostre superfici corporee, fra l'intestino, diciamo, e l'esterno, noi portiamo in giro più o meno almeno 3 kg di batteri. Questi 3 kg sono diciamo, un organismo a sé stante che interagisce con noi costantemente. E se ne sta occupando la dermatologia, per esempio, perché alcune manifestazioni, per dire, compreso l'acne, sarebbero legate a squilibri di questa flora batterica, e quindi si stanno utilizzando, per esempio, degli spray che sviluppino microrganismi che competano, per esempio, con quelli dell'acne, no? Sì. Poi sappiamo una serie di malattie autoimmunitarie, soprattutto intestinali, sì, in cui chiaramente c'è questo tipo di squilibrio. Però più di recente, appunto, in neuropsichiatria si è capito che questo, soprattutto il microbiota intestinale, che ha, diciamo, attraverso una serie di meccanismi diretti e meno diretti, interferisce, può modulare la plasticità del sistema nervoso centrale. Beh, questa comunque è una novità per, diciamo, gli spettatori e per, diciamo, noi persone non addette al settore, perché comunque collegare il nostro intestino al nostro cervello è qualcosa, insomma, di nuovo, una novità. Sì, diciamo, l'ipotesi, l'intestino come secondo cervello, se andiamo avanti faccio vedere qualche slide, è abbastanza corrente, solo che ora se ne conoscono i meccanismi, no? Si pensava, per esempio, che il cervello fosse immune da effetti del sistema immunitario. Invece sì, sappiamo oggi che c'ha un suo sistema di risposta immunitaria. E che cosa succede? La plasticità del cervello è regolata dal livello di infiammazione di risposta immunitaria, ma questa risposta immunitaria e questa risposta infiammatoria può essere modulata dalla flora batterica dell'intestino, attraverso, appunto, sia indirettamente modulando la risposta immunitaria, quindi interferendo con la produzione di sostanze pro o antinfiammatorie, mm-hmm, anche a livello del sistema nervoso centrale, ma anche attraverso la produzione di neurotrasmettitori, perché la flora batterica intestinale produce diversi neurotrasmettitori. L'intestino è, tutti lo sanno, ricchissimo di serotonina. Questo microbiota però può produrre più neurotrasmettitori, non soltanto serotonina. Quindi il discorso della produzione e del contributo dell'intestino passa anche attraverso la modulazione della risposta infiammatoria, perché essendo l'organismo esposto a questi batteri, poi diciamo, risponde attraverso lo sviluppo di citochine infiammatorie, cioè delle sostanze per diciamo, antagonizzare la possibile effetto infiammatorio. E facevo vedere, questo meccanismo è diverso nelle diverse condizioni, cioè la nostra risposta a questi batteri, così come la nostra risposta allo stress, non è sempre la stessa, e in situazioni diverse, di allarme per esempio, come nell'ansia, o di depressione, cioè quando io ho una riduzione dello slancio, può dar luogo a combinazioni diverse, no? Quindi io posso avere sviluppo di maggiori citochine pro-infiammatorie oppure di citochine anti-infiammatorie, e questo può modulare il sistema nervoso centrale. Quindi è un equilibrio, bisogna accettare la complessità, no, di questo sistema. Un approccio complesso da capire all'inizio, devo dire la verità. Sì. E come si può fare prevenzione sapendo questo collegamento? La prevenzione, intanto, oggi noi diamo importanza, lo vediamo anche nei supermercati, diciamo, alla origine
e alle caratteristiche del cibo che noi ingeriamo. No, la dieta mediterranea oggi a livello planetario viene considerata un presidio per la salute di tutti. Certo. Quindi noi sappiamo che la prevenzione parte da questo, dal controllo del peso. Se noi potessimo ridurre l'obesità, il sistema sanitario risparmierebbe miliardi e miliardi. No? Quindi, perché l'obesità porta a un aumento di quei fattori infiammatori e quindi ha un impatto negativo su tutti i meccanismi della salute. Quindi la riduzione degli acidi grassi saturi. No? Sì. Quindi ci sono alcuni presidi di prevenzione, soprattutto per i bambini. Noi vediamo che oggi il rischio è che i bambini possano assumere dei comportamenti che poi porteranno avanti la vita adulta, e quell'età, i bambini e gli anziani, sono aree più sensibili, fasce a rischio sia per l'assunzione di comportamenti sbagliati, sì, sia perché la permeabilità intestinale e della barriera ematoencefalica, che è correlata, è maggiore in questa età. Allora che cosa succede? Che io più facilmente ho comportamenti sbagliati, ma più facilmente ho impatto a livello della funzione intestinale e del sistema nervoso centrale. Quindi la prevenzione, e poi se ci sono delle modificazioni vere e proprie dell'alvo, per esempio delle capacità digestive, allora a quel punto io veramente dovrò cercare di modulare questa funzione attraverso l'uso di sostanze probiotiche o cosiddetti psicobiotici, cioè dei microbatteri che sono oggi selezionati. Si comincia a farlo sulla base delle caratteristiche del microbiota, cioè io posso fare un'analisi delle feci dalla quale ricavare qual è il profilo batterico di quel soggetto e poi, nel caso di disfunzioni, vedere che cosa posso fare per riequilibrarlo in modo da garantire l'abbassamento, per esempio, di certi fenomeni infiammatori. Capito? Quindi, e questo diventa uno strumento in più che non riguarda soltanto l'intestino, ma appunto, come ho cercato di far vedere, ma attraverso questa modulazione dell'attività intestinale, poi dopo io modulo la risposta allo stress, io modulo la risposta infiammatoria, io modulo anche la produzione di certi neurotrasmettitori e quindi posso avere un impatto positivo sul benessere a livello neurologico e quindi a livello soggettivo. Ecco. Nella depressione è uno dei campi, ecco qui un esempio importante, se noi come si sono fabbricati dei topi che con processi di ingegneria genetica non avevano flora batterica intestinale, mm-hmm. no? E ci si è trapiantato invece la flora batterica di topo obeso oppure con eccessiva magrezza. Che cosa succede? Se io trasferisco questo microbiota, mm-hmm. il topo, che prima non aveva informazioni, assume il comportamento alimentare del topo che gli ha mandato il microbiota. Ah. Quindi questo ci dà veramente la misura di come il comportamento possa essere influenzato dal microbiota. Cioè io, semplicemente trasferendo la flora batterica intestinale, io induco in quel topino il comportamento alimentare che lo renderà obeso oppure che lo porterà a una magrezza patologica. No? Quindi capiamo l'importanza dell'impatto comportamentale. Quindi probiotici anche come terapia? Sì, oggi si stanno, per esempio, si è scoperto che per esempio nel Parkinson questi aspetti di alterazione a livello digestivo del microbiota sono probabilmente la premessa importante poi alla realizzazione di fenomeni neurodegenerativi, e allora lì diventa importante intervenire. Nei bambini, per esempio, noi sappiamo che nell'autismo c'è un grande interesse, nei disturbi dell'apprendimento noi stiamo facendo una ricerca con il professor Amedei proprio sulla correlazione fra queste disfunzioni della digestione, che nell'autismo lo conoscevamo da anni, anni addietro abbiamo provato anche noi la secretina, un ormone digestivo per migliorare alcuni comportamenti sociali del bambino, ma più di recente appunto siamo andati avanti e abbiamo cominciato a capire quali siano gli elementi della digestivi importanti nel fenomeno complessivo dell'autismo. Questa è una terapia proposta a New York addirittura con elminti, che sono quei vermetti che si trovano nelle feci spesso dei bambini, e si è visto che ce ne sono alcuni che possono aiutare a fare sì che il sistema immunitario assuma uno specifico assetto e che questo cambiamento nella risposta immunitaria produca dei cambiamenti anche a livello del comportamento sociale. Quindi attraverso l'assunzione di questi vermetti noi possiamo produrre dei cambiamenti del funzionamento sociale. Questo appunto quanto lontano va, no? Un intervento fatto a livello intestinale
e lo vediamo anche nella DHD, dove disturbi dell'attenzione, dove oggi noi partiamo proprio da un'analisi anche delle caratteristiche della dieta, e tante volte correggendo questi elementi e aggiungendo, dando equilibrio, diciamo, a questo sistema, noi vediamo dei miglioramenti. Nella depressione certamente è dove ci sono maggiori documentazioni riguardo a questo. Naturalmente questo non vuol dire che tutta la depressione sia legata a una disfunzione microbiota. Certo. Certo. E né che tutta la depressione possa essere curata attraverso interventi di probiotici. Però può essere un valido aiuto. Può essere un valido aiuto, e ci sono delle forme dove noi vediamo, associata alla depressione, problemi intestinali importanti che si correlano spesso con l'andamento della sintomatologia, in cui se noi interveniamo con sostanze probiotiche ed altre che possano facilitare il funzionamento intestinale, noi vediamo un miglioramento anche della sintomatologia depressiva. Quindi è chiaro che oggi dobbiamo pensare a terapie sempre più integrate e anche a valutazioni più integrate, cioè, per esempio, come si diceva, valutazione del profilo infiammatorio, perché noi sappiamo che se c'è un certo grado di infiammazione documentato dall'aumento della proteina C, per esempio reattiva, i nostri farmaci funzioneranno meno o per niente, e allora se questo è associato a problemi intestinali va data grande attenzione a questa dimensione. Quella può servire sia per correggere il disturbo, ma può servire anche per facilitare l'intervento di altre terapie. Quindi una dimensione in più che si aggiunge alla cura della depressione. Ecco, caro professore, io credo di avere capito, però sicuramente avrò bisogno di altre delucidazioni, e io spero di ritrovarla qui e di riparlare di questo argomento, magari legato anche a altre patologie, microbiota e altre patologie, perché è veramente interessante e soprattutto innovativo. Non lo sentiamo molto nell'immaginario comune. Ne sentiremo parlare più avanti, perché detto, questo infatti rapporto fra la flora batteria intestinale e il nostro sistema nervoso centrale diventerà sempre più importante. Ecco, infatti, è giusto allora parlarne e fare informazione qua a Salute e Benessere, come sempre. Allora io ringrazio il professore, grazie di essere stato qua con noi. Il nostro numero in sovraimpressione 0556131 74. È veramente tutto, io vi aspetto con le prossime puntate di Salute e Benessere. A presto.